Michele Fioroni ed Eugenio Guarducci forse non saranno più due rette parallele che non si incontrano all'infinito. Quale infinito? Quello di realizzare a Perugia una fabbrica museo del cioccolato, un tempio dedicato al cacao, insomma chiamatelo come volete, ma pare che la strada del si potrebbe fare sia stata imboccata. L'assessore allo sviluppo economico di Perugia, Fioroni appunto, ha rilasciato una dichiarazione alla Nazione dove dà per possibile uno spazio dedicato al cioccolato, mercato coperto o addirittura l'ex cinema Lilli. Sarebbero utili entrambi i contenitori, naturalmente, spiega. Il progetto pensato da Eugenio Guarducci sarebbe una forte attrazione turistica diurna e nel fine settimana. Il mercato coperto è legato alla filiera territoriale. È una rigenerazione urbana che troverebbe utenti soprattutto nella città, nella regione. Qui si potrà fare spesa, cenare, aperitivi dalle 7 del mattino alle 2 di notte. Guarducci, dal canto suo, era già stato chiaro sin dal 2006. Guarducci, ci riusciamo a farlo a Perugia? Ma ce lo auguriamo, io dal 2006 che parlo di questo parco tematico sul cioccolato, qui a Roma abbiamo voluto fare appunto una piccola sperimentazione, tanto piccola no, perché oltre 3.000 metri quadri di spazi impiegati che fanno capire come il cioccolato abbia un suo appeal, lo vediamo dai tanti bambini che vengono la mattina, dal tanto pubblico che ci ha già raggiunto qui in questi giorni in prima settimana di apertura. È un format che noi sappiamo ormai costruire, perché 24 anni di esperienza a parlare di cioccolato qualcosa vorranno dire, e Perugia può assolutamente essere la città dove collocarlo in maniera permanente in un luogo affascinante e sicuramente curioso non solo per coloro che amano il cioccolato ma per coloro che amano visitare un territorio, una regione come l'Umbria, abbinandola a una motivazione forte come quella appunto del cioccolato.